Between the 80s and the 90s, Roberto Donadoni was a creative midfielder with pace, vision, and locks of curly hair. He dazzled on the right flank for Milan and Atalanta as he mastered the art of dribbling. È stata un po' sempre la mia caratteristica, no? Il gusto e il desiderio di misurarmi anche a livello individuale in un gioco di squadra. Mai pensato come fine a se stesso, anche se poi a volte probabilmente mi piacevo nel farlo e magari forse anche esagerarlo, però sempre finalizzato ad uno scopo produttivo. Individuals with poise and unpredictable skills contribute a special value to a team. And the 58-year-old, now a well-respected strategist, still values this art. Oggi ancora di più il dribbling è necessario, è importante, perché laddove dal punto di vista tattico c'è grande attenzione, grande equilibrio e quindi trovare spazi diventa a volte molto difficile e complicato. Avere un giocatore o più giocatori che hanno in fase offensiva questa capacità può determinare veramente molto ai fini del risultato. No Serie A team this season utilizes dribbling more than Milan, and the Portuguese forward Rafael Leao is the league's undisputed king in evading defenders with his cuts and feints. Chiaramente un giocatore che se ha spazi e ha campo a disposizione diventa fenomenale, diventa letale. Un po' più difficoltà negli spazi stretti, proprio per una questione anche probabilmente di leve, però ha questa rapidità, questa agilità, questa proprietà tecnica che gli consentono veramente di fare male agli avversari. Quando un allenatore ha una potenzialità di questo genere è un grande vantaggio. Donadoni is impressed with the way Stefano Pioli is steering leaders Milan in the title race, and he sees one key similarity to the invincible rossoneri sides of his era. Noi eravamo una squadra che anche nelle partitelle che si facevano durante la settimana, le partite finivano 1-0, 2-1, perché c'era veramente questa grande intensità, questo grande equilibrio tra la fase di non possesso e la fase di possesso. Quindi Sacchi e Capello erano riusciti a inculcare questo tipo di atteggiamento e di mentalità. Anche Pioli credo che abbia una mentalità di questo tipo e sa benissimo che è troppo importante riuscire a trovare il giusto connubio tra le due fasi e rendere la cosa il più equilibrata possibile. Milan hosts Bologna at San Siro on Monday night, and Donadoni, who coached the Rossoblu between 2015 and 2018, thinks his former team can pose a tricky challenge to the high-flying rossoneri. Il Milan adesso ha un obiettivo ben chiaro in mente, cercare di mantenere la vetta il più possibile della classifica con l'ambizione di puntare a vincere il campionato, come è giusto e lecito che sia. Sarà sicuramente una partita difficile per il Bologna, però credo che queste siano quelle circostanze dove non è vero che non hai nulla da perdere, però che ti permettono comunque e ti concedono la possibilità di fare quel piccolo salto di qualità. Se così accade, così avviene, credo che possa essere viatico poi per qualcosa di ancora migliore. Soriano, slice it through, Musa Barro, equalizer! From 2-0 down to 2-0!